Io faccio l'amministratore e tutto ciò che è stato dovrà diventare ovviamente atti della pubblica amministrazione e come tale realizzo ciò che è possibile nell'ambito della legge e degli atti che abbiamo trovato. Ma soprattutto ci siamo impegnati con una clausola puntuale a ottenere miglioramenti e impegni progettuali molto più ampi. La prima notizia ovviamente è il tema dell'infrastrutturazione e quindi la mobilità che sarà realizzata. Io mi sono preso l'impegno anche diretto di sostenere una richiesta del Comitato di Via Vacilio per realizzare tutte le infrastrutture in modo unitario, le tre rotonde, Via Liguria, Morane e Via Vacilio in modo funzionale. Credo che questo sia un fatto importante. Come è importante ragionare di tutta l'area sud, c'è un metodo nuovo dell'amministrazione che è quello del confronto, quello della collaborazione, è dal 2015 che facciamo assemblee e incontri, noi continueremo e soprattutto la dimensione di sfida grande è che nell'area sud noi diminuiremo le previsioni, noi abbiamo previsto di una riduzione, prepareremo la delibera per andare in consiglio comunale e quindi è una risposta al tema anche dello sviluppo delle aree e la rigenerazione urbana, le riqualificazioni delle aree all'interno della città, stiamo lavorando per l'ex MCM, per le periferie nord, eccetera, quindi vogliamo riqualificare la città e quindi riduciamo pian piano anche le espansioni esterne alla città. Quindi è una scelta politica profonda che vogliamo discutere in Consiglio Comunale per le aree interessate, ma soprattutto per le prospettive del nuovo strumento urbanistico per continuare a crescere in una comunità inclusiva, con una città compatta, tecnologica, moderna e soprattutto con le condizioni dove tutti i cittadini sono cittadini serie A. Perché costruire ancora quando ci sono tanti alloggi sfitti, tanti edifici lasciati al degrado e abbandonati? Perché? Perché come è in democrazia in questo paese, gli alloggi hanno proprietà, direi in termini di battuta hanno padrone e quindi non è che possiamo fare gli espropri proletari, dobbiamo tener conto di ciò che è la realtà e quindi ci sono delle disponibilità, peccato che ad oggi se ci fossero tutte le disponibilità disponibili, non è un gioco di parole, allora probabilmente ci sarebbe una calmierazione anche degli affitti. Mi pare che così non è, possiamo ragionare dei numeri ogni giorno, ma la sostanza è che adesso che sono arrivati nuovi ingegneri o nuovi studenti che vogliono diventare ingegneri, abbiamo un problema e quindi dobbiamo affrontarlo nell'ambito complessivo della nostra città, quindi c'è bisogno di dare risposte alle esigenze di una comunità che cambia. Alle persone che erano a fare la biciclettata, ma basta cemento, a tutti i comitati, alle persone che sono fuori anche oggi qui, cosa si sente di dire? Che noi abbiamo collaborato, la nuova amministrazione ha iniziato il 17 giugno del 2015 ad ascoltarli, abbiamo fatto incontri, abbiamo avuto la petizione di Via Vacilio, li abbiamo incontrati, abbiamo trovato le soluzioni, soprattutto la petizione per esempio non chiede di bloccare, chiede di modificare, noi stiamo modificando, più verde, più servizi, più opportunità, più integrazione di mobilità, stiamo realizzando la nuova città. Avendo ereditato un pacchetto che noi stiamo migliorando nell'interesse dei cittadini della nostra comunità, nell'insieme degli interessi che la nostra realtà deve avere per tutta la città. C'è la petizione online però che chiede di bloccare, ha raggiunto più di 4.000 firme. La petizione online io non ce l'ho, e la petizione online chiede di bloccare, ma ci sono delle leggi, essendo ancora in democrazia bisogna che noi stiamo molto attenti perché ci sono degli atti, delle leggi, dei comportamenti che noi dobbiamo utilizzare nell'ambito della trasparenza e della legge e quindi ogni azione ha un'altra azione e quindi le cose che devono essere fatte nella totale legalità. Allora non è che se bloccate non si fa più nulla? Se si blocca la variante che abbiamo in qualche modo già predisposto e che stiamo ancora migliorando, si torna al progetto precedente, quello inviso ai cittadini. Mi pare che invece sia serio che l'amministrazione continui a migliorare l'attuale progetto, che sicuramente è più sostenibile, ha più verde, ha più servizi, ha più opportunità, ha una mobilità migliore e quindi andare nella direzione di migliorare complessivamente una risposta alle nostre comunità. In caso di se venisse bloccato tutto il progetto ci sarebbe un indennizzo, a quanto ammonterebbe e chi lo dovrebbe sostenere?
Come tutti i diritti, anche i privati che venissero colpiti hanno il diritto di richiedere risarcimenti, e quindi da questo punto di vista il calcolo è di circa 10-12 milioni, poi ognuno può valutarla diversamente, che vanno a carico della collettività modenese e forse in parte anche a carico di chi voterà gli altri. Ma diciamo che la realtà e la comunità modenese si troverebbe con un peso ulteriore per un atto che è già operativo, e quindi noi dobbiamo invece provare a migliorarlo per realizzare ciò che serve effettivamente alla comunità modenese. Grazie.